Ora vi vedo, però. Sì. Ammazza, che quanti siete. Passate le luci in sala, per cortesia, grazie. Ripartiamo con la seconda parte dello spettacolo. Spassoso testo che pone il povero Renato alle prese con una gita domenicale, con relativa compagna alquanto tediosa. Ed immaginiamo anche un po' obesa. In realtà il pretesto di noleggiare un canotto servirà allo scaltro zero per annegare la sventurata in alto mare e tornare così a casa impunito, sbafando la merenda luculiana che costei si era portata. Di Zero Pintucci, Galeotto Fulcanotto. Yeah.
scusate, abbiate un attimo di pazienza. Potete dare una luce un po' più? Che vorrei fare un ragionamento a loro. Sì, così. Così. Almeno li vedo un po'. Certo, il canotto. Lo so che non è serio col canotto, ma siccome si tratta di canotto, voglio dirvi invece una cosa molto seria. Questa canzone, che risale a molti anni fa, parla di una sventura, di un'avventura e di una sventura. Ha un contenuto un po' forte ai giorni nostri, molto forte. Questa è scherzosa, l'ho proposta perché è una serata così tutti insieme. Però permettetemi, voglio prendere questo spunto e mi voglio rivolgere a tutte le persone di sesso maschile. Le donne non si toccano, o perlomeno, se le volete toccare, toccatele sempre a fin di bene. Le donne hanno bisogno di una carezza, hanno bisogno di un abbraccio, hanno bisogno del nostro amore, non hanno bisogno di essere sfregiate, non hanno bisogno di essere picchiate, non hanno bisogno di essere uccise. Apriamo, apriamo il nostro cervello, apriamolo bene, e se non ce la facciamo, facciamoci aiutare. Grazie.
si teme. Uno spaccato dell'Italia vacanziera, che tra muscoli e bikini si lascia alle spalle un lungo anno di fatica e lavoro per farsi cullare dal fruscio delle onde e coccolarsi dal sole. Il prossimo brano parla infatti di tutti quei piccoli e grandi giochi di seduzione che si scatenano sotto il sole. La spiaggia come palcoscenico, un luogo dove mostrare se stessi e mettere a nudo anche la propria anima, oltre che i propri muscoli, il tutto allo scopo di ritrovarsi. Il prossimo brano è un duetto fra Emanuele e Renza, coadiuvati da una coreografia di gruppo. Signore e signori, spiagge. Scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima.
gelarti più, non puoi bruciarti anche tu. La rabbia ormai ha chiuso gli occhi alla gente. Com'eri importante. Ci siamo, diamogli le due strimpellate. Anche questa credo la conosceranno. Mi sa di sì. Qualcuno. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto di giorno.
sì che sacendoli tu, cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu, sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo d'una strada. Componente di Teatro Zero, Galassia Zero, è il grande Loris,
conosciuto, grazie, con cuore, conosciuto quest'estate per caso a una festa a cui abbiamo partecipato in comune, una festa casalinga, è stato subito amore. Amore a prima vista, perché Loris è una persona molto brava, meticolosa, precisa, puntuale, professionale, aiutatemi voi a dire altri aggettivi perché non ne trovo altri. Veramente una persona che vale oro quanto pesa, insomma. Visto che sei anche dimagrito, diciamo di no. Va, lasciamo perdere. Sto meno. Comunque, una persona veramente grandiosa, veramente. E stasera canterà un pezzo di Renato. Un pezzo, veramente non è di Renato, un pezzo che Renato ha interpretato, perché in realtà il pezzo che andrà a cantare è una canzone napoletana fra le più famose al mondo. Un capolavoro che nasce dalla collaborazione tra il grande Domenico Modugno e Roberto Gigli. Fra l'altro ha trionfato al Festival di Napoli nel 1964. Renato Zero, come tanti altri artisti, l'ha interpretata in maniera sublime. E Loris adesso ci interpreta Tu sì una cosa grande. Grazie. E la coreografia, scusate, mi ero dimenticato, è l'emozione che ancora palpita. Grande, a così grande.
cielo. Tracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, verrai, fammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei.
testamento, solo coi ricatti ci terranno qua. Traghettati su e giù, sono secoli oramai, questo esodo non finirà. Non mi chiedere perché, questo mondo va così, l'uomo può salvarsi e non lo fa. È la notte più resisti, quanti sacrifici fa. I fatti non erano questi.
prestateci un sonno, lasciateci ancora sperare, perché questa notte sia eterna, perché sia la notte. Ricordi presenti e i vostri ricordi assenti, questa dedicata col cuore da parte mia e da parte di tutti noi. Grazie. Si alza.
senza il volo, soltanto la ballerini, quindi passerò quel microfono ed uno ad uno chiederò loro il nome. Irene, Camilla, Giada, Rachele, Chiara, Marta, Dalia, Rebecca, Aurora. Tutti conosciamo. Giada, Denise,
Elisa. Lorenzo. Bravo. Mi permettete di fare una cosa? Scusate. Scusate se vi volto le spalle un secondo, scusate. Bravi tutti! Bravi! Bravissimo. A questo punto tu devi tacere perché il programma da questo punto in poi non lo conosci. Eccoci. Meglio! Vorrei chiamare la valletta, Federica. Sì. Abbiamo anche la valletta. Perché abbiamo anche la valletta? Certo che sì. Ci siamo dotati anche della valletta. Perché noi si può. Oddio. Io questa la conosco. Ti presento Federica. Ciò che sai. No, il microfono non occorre, basta che Federica vai là e prendi. È un piccolo omaggio per tutti voi che ci avete dato questa emozione, perché emozione ce l'avete data veramente tanta stasera. Ve lo posso garantire, gli applausi come per tutti voi. Ecco, Federica, è un piccolo omaggio floreale per tutti voi. Lorenzo, abbiamo scelto anche il colore, quindi tranquillo. Vabbè. Un altro applauso, bravissimo. Grazie ragazzi, davvero. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie. L'applauso va anche di voi, perché solo tramite voi che noi possiamo fare questo. Ci vediamo. L'ansia ce l'ho dormi. Questo è un omaggio a voi, che siete preziosi, siete veramente due persone bravissime, valide, professionali, serie. Vai a posto. Grazie. Non puoi dire niente, non conosci niente di ora in poi. Grazie davvero di cuore, veramente. E adesso c'è qualcosa che non so, forse nemmeno io, non mi mettere ansia pure te, Federica, per cortesia. Allora, no, adesso ti voglio qua con me. Eccoci. Tu sai che Renato Zero c'ha un sentimento al quale tiene molto. Qual è il sentimento? Hai fatto due canzoni stasera che raccolgono... Amico. Amico. Amicizia. L'amicizia è qualcosa di forte per Renato Zero, un sentimento che ha cantato in più canzoni. L'amicizia è è come un amore senza sesso. Un amore tradizionale può finire, ma un'amicizia vera non finisce mai. Assolutamente. Durante il progetto di questo spettacolo sono stato contattato, mi sto emozionando, sono stato contattato da alcune persone che hanno voluto esprimere questo profondo senso di amicizia che hanno con voi, e io ho accettato di buon cuore da fare loro da tramite, da gancio. Federica, prego. Questa è una targa
sera, dove ci sono state stampate delle parole, sono i testi di una canzone che ora vi vado a leggere. Mi è stato detto, dai, dacci una mano a scegliere un testo, una canzone, ma ce n'erano troppi. Queste persone alla fine mi hanno detto, ma senti, ci gabbrebbe questa. Le parole sono, ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. È un testo che ha un duplice valore. Primo perché è una delle canzoni più belle di Renato Zero. Poi perché da un certo punto di vista è legato anche al lavoro che tu svolgi con tanto amore e passione che molti ti conoscono. Quindi ringrazio di cuore queste persone perché ti hanno dimostrato veramente la loro stima e la loro amicizia. Adesso puoi parlare. Ora posso parlare? Sì, sì, sì. Allora, grazie, tanto grazie a chi attenta ha fatto vedere. No, ci mancherebbe altro. Io intanto ringrazio veramente di cuore chi ha avuto questo pensiero. Ritrovarsi conciati così alla soglia dei 50 anni dopo. Lo leggi un attimo perché. Allora, ritrovarsi a soli 50 anni, conciati così, quando io ho iniziato non a cantare, a interpretare o a fare un po' il bischero o Renato Zero, ma non mi sono mai conciato così, ve lo posso assicurare, fino a qualche mese fa, ho sempre avuto paura, rispetto per l'artista, io dico questo, rispetto per l'artista. Sapete il lavoro che faccio, ormai ho imparato a fare quello, non mi riesce a fare altro, eccetera, eccetera. Beh, ma su questo dice, avrei dei dubbi. Vabbè, insomma, dai. No, vabbè. E stasera dimostrare che sai fare qualcos'altro. Sì, va bene, sì, però insomma, sono modesto, molto modesto. Per cui è emozionante ancora di più, perché io ho iniziato, dovete sapere, l'ha detto Maurizio all'inizio, io proprio su questo palcoscenico, io ho iniziato a recitare dopo due o tre anni che era nato, cioè questo teatro era stato costruito e non mi sognavo e non mi sarei mai sognato assolutamente di fare una cosa del genere, perché chi mi conosceva a quei tempi, io ero molto timido, diventavo rosso soltanto se uno mi diceva ciao, per cui il teatro mi ha aiutato tantissimo in questo, mi ha aiutato per il lavoro, mi ha aiutato per, personalmente, eccetera, eccetera. Per cui ritrovarsi qui, con tutti voi, in questo teatro, dove io ho iniziato a fare scuola di teatro nel 92-93, quegli anni lì, e qui ci sono dei testimoni che ve lo possono dire, assolutamente, mi onora essere affibbiana. Sono cresciuto perché io ho avuto una nonna, e qui ci sono anche dei parenti bellissimi e adoro, di Fibbiana, per cui io già da piccolo non calcavo il palcoscenico di Fibbiana, però calcavo Fibbiana, e vi posso dire che ho un ricordo immenso di questo paese e che naturalmente il comune di Montelupo Fiorentino, perché io adoro naturalmente la ceramica e tutto ciò che coincide, per cui basta, lo sapete che Renato fa degli sproloqui, ecco, non ho da dirvi altro se non ringraziarvi veramente di cuore, da parte di noi tutti, ma anche da parte di me stesso, per questa cosa, questa occasione che ci avete dato. Altro non vi posso dire. Abbiamo da ringraziare anche le persone che stasera sono state altrettanto preziose nel portare avanti questo spettacolo. Assolutamente sì. Sono Roberto, sono venite Luca, su per favore, Martina e Alessandro. Venite. Non avete paura, ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Vai Luca, anche te, ti vogliamo. E la telecamera la porti su, dai, andiamo. Bravo Roberto, trascinalo. Venite. Martina la nostra fotografa, poi abbiamo il nostro Alessandro. Venite.
Ho sceso le scale al buio io, per cui lo potete fare con la luce. Che fortuna che avete. Eccoli qua. Siamo al completo. Grazie. Grazie. Grazie di cuore a tutti. Questo applauso, ve lo ricordo, ve l'ho detto fino all'inizio, questo applauso va a voi, perché senza voi, noi stasera non saremmo stati qui. Grazie a tutti! Grazie! Grazie Viviana! Grazie ancora, buonanotte a tutti. Tenetevi aggiornati sulla pagina Galassia Zero. Buonanotte.